Our whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it. Abbiamo il piacere di avere Marco Cheli, autore del libro Forza a Paris. Buon pomeriggio, Marco. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Senti, ci devi spiegare questo legame forte che accomuna Siena, la nostra Sardegna, il tuo libro, come nasce, qual è il progetto di Forza Paris? Guarda, allora, diciamo che il legame appunto tra Siena e la Sardegna è venuto fuori alla lunga, no? Nel senso che non era un aspetto principale di quello che voleva essere Forza Paris. Parte come, diciamo, in maniera molto embrionale da tanto tempo fa. Ti spiego un po', nel senso, io non sono un fotografo, non nasco come fotografo, ma lavoro comunque, sono un grafico, quindi lavoro nel mondo dell'editoria da ormai quasi 20 anni. E soprattutto su Siena, come sai, c'è una bella fetta di mercato che riguarda l'editoria di contrada, l'editoria di palio. Quindi, diciamo, essendo ormai parte integrante del mio lavoro, ho avuto a che fare per anni con il materiale che riguarda l'argomento e mi sono sempre comunque reso conto, comunque era un po' una cosa che mi chiedevo, come fare a raccontare un punto di vista differente, perché fondamentalmente nasce così Forza Paris, se non nasce come la volontà di analizzare un punto di vista diverso dalla solita fotografia di palio, che è quella che siamo abituati a vedere, quella che riguarda la corsa, che riguarda il giubilo o poco più. Poi per motivi miei personali mi sono un po' più dedicato al mondo della fotografia, soprattutto all'aspetto all'ambito del fotogiornalismo, quindi si parla di racconti fotografici, no? Quindi quella fotografia che tramite una serie di scatti ti racconta una storia. Da lì, te la faccio breve, per esigenze didattiche che sono sopravvenute ad un corso, mi è stato appunto chiesto da Senese di sviluppare un progetto sul palio. Quindi ho ritirato fuori questa idea che veniva appunto da tempo addietro, no? Quindi io ho fatto anche da Senese, ho avuto un ruolo in contrada, quindi ho fatto il guardiafantino e avevo rapporti, insomma, ho tuttora avevo rapporti con questi ragazzi. E l'idea era quella di raccontare appunto la storia di chi viene in età giovanissima, perché ragazzi anche minorenni vengono a Siena e provano e tentano la fortuna nel palio. Quindi abbiamo sentito parlare sempre di Aceta, abbiamo sentito parlare sempre di Luigi Buschelli, più attuali di Giovanni Azzeni, di Andrea Mari, ma fondamentalmente di chi erano prima nessuno ne ha mai parlato. Ecco, nasce semplicemente da questo, insomma. Da lì mi sono guardato un po' intorno, ho contattato Eleonora perché ero sicuro che mi avrebbe potuto dare una mano e da lì il progetto ha preso piede, insomma. Sì, il tuo racconto fotografico con dei testi che più o meno racconta il percorso di un giovane sardo, in questo caso, che si avvicina, che sogna di arrivare in Piazza del Campo. Sì, allora, il racconto, siccome dici te, nasce anche la parte, scusa, è passata un'ambulanza, non so se l'hai sentita. La parte più narrativa, che poi come hai visto, insomma, e che sono contento perché chi l'ha visto ha apprezzato molto il fatto che il testo fosse tradotto anche in sardo, è un po' un collage di racconti, no? Quindi quando andavo nelle stalle, quando andavo alle corse a fotografare i ragazzi, mi fermavo sempre comunque a fare le due parole, mi facevo raccontare degli aneddoti e da lì appunto, mettendo insieme i pezzi, sono nati questi testi e soprattutto è nato anche l'idea e la voglia di approfondire un po' di più cosa c'è dietro a questo rapporto. Proprio uno di loro una volta mi disse, alla domanda diretta, quando è la prima volta che è montata a cavallo, mi guardò con molta ingenuità dicendomi ero talmente piccolo che non me lo ricordo. Quindi da lì ho capito che forse
c'è qualcosa di più di una semplice passione, no? Quindi è quello che è in realtà il cavallo in Sardegna. Sempre diciamo uno scambio di battute, un altro di loro mi disse: come voi a Siena ci avete il cane, noi ci sa il cavallo, in maniera chiaramente molto estremizzata, proprio per farmi capire che comunque è molto più di un animale da lavoro, cioè fa parte della cultura sarda il cavallo. Questo è un aspetto che sicuramente ora non è approfondibile con un libro fotografico di 100 pagine, insomma, bisognerebbe lavorarci tanto. Però ecco, da qui, diciamo, da un semplice racconto sulla vita di 4, 5, 6 ragazzi che partono dalla Sardegna, lasciano la casa per provare a fare il fantino, ho capito veramente che c'è molto di più e probabilmente anche ho iniziato a farmi anche delle domande su quello che è il rapporto fra la città di Siena e quella parte della Sardegna. E poi, come sai, come insegni te, insomma, è limitata a una parte della Sardegna, no? E da lì c'è la cosa curiosissima che in pochi a Siena conoscono, che ho riportato nella prima pagina del libro, che è un estratto di un trattato di Cetti, di un gesuita, Francesco Cetti, che nel 1700, missionario in Sardegna, scrive un trattato sulle razze equine autoctone sarde. C'è una piccola parte dove appunto lui narra che già da tempo immemore in Sardegna, anche nei piccoli comuni, quindi lui parla di comuni con piccoli fuochi, immagino borghi con poche case, si corre per drappi. Quindi c'è questo parallelismo, in maniera chiaramente molto romantica, perché poi se si va a leggere appunto magari trattati storici si capisce che in epoca medievale la corsa a cavallo era una manifestazione molto comune in tutta Italia, però cioè, mi piace pensare appunto che il legame sia anche questo, no? già nel 1300 in Sardegna nei piccoli comuni si correva e si vinceva un drappo di stoffa, questo drappo di stoffa che è lo stesso che nel 2020 si vince a Siena, insomma, quindi poi sicuramente, come dicevo prima, non sarà questo il legame, però mi piace pensare che abbia influito anche questo. Sì, sicuramente in antichità, come hai raccontato tu, si correva così prima, ma in mancanza di podere, insomma, così si correvano i comuni, si facevano le cose, tra virgolette, campestri. Anche da altri libri che ho letto. Questo è un aspetto che ho. Sì, confermano questa. No, guarda, è un aspetto che ho notato, e tant'è che una delle foto preferite, delle mie foto preferite del libro, è appunto una foto che in campo aperto su la pista Doliena. E qui mi è piaciuto proprio scrivere un pezzo, ma questa è una semicitazione, parlando con Michele Ardu, che conosci, e con cui insomma ho avuto modo di interagire, che mi sta dando una grossa mano, perché lui, come sai, è un fotografo molto ormai famoso, insomma, e mi disse, parlando, mi disse questa cosa, mi disse: sai, dice, in Sardegna basta un nastro per terminare il percorso, poi non c'è bisogno di grosse cose. Un nastro è delimitare il percorso, e più che altro la cosa che ho notato è che mentre da noi, comunque in continente, anche tutti i pali che ci sono, non ti ricordo lo Siena, ma i vari Asti, Legnano, Ferrara, sono comunque tutti comunque in contesti medievali o di in qualche modo ricostruzioni medievali, in Sardegna si corre nei campi, si corre in contesti rurali. Una cosa molto... mi ha colpito molto anche questo, anche perché mi vergogno a dirlo, per quanto affascinato e innamorato della cultura sarda, non ero mai stato in Sardegna, se non quest'anno, il 17 di agosto, sono montato su un traghetto e sono venuto a Oliena, appunto proprio perché tre dei miei ragazzi, mi piace chiamarli così, correvano ad Oliena. Quindi sono venuto ospite della famiglia Mula, e ringrazierò sempre, ma perché ho colto veramente anche lì appieno lo spirito dell'accoglienza sarda. Sì, sei stata al Palio del Vicinato, appunto, ricordiamo, di Oliena. Sì. Giusto.
gli scatti che vedi sul libro, quindi l'ultima parte, che sono quelli proprio del Palio di Elena dell'anno scorso, dove ho cercato, a differenza di che il volume si divide in, fondamentalmente si divide in quattro capitoli, no? Quindi il primo dove ho cercato di far vedere il lavoro invernale, quindi dove si respira l'odore di stalla. E la seconda parte dove i ragazzi iniziano a correre in provincia, quindi dove loro hanno i loro, diciamo, le loro possibilità di farsi vedere, c'è un due scatti del Palio di Legnano, perché comunque mi sa il Palio di Legnano anche per loro è molto importante, la piazza del campo che per ora loro la vedono per le prove di notte e per le batterie, insomma, quindi non e infine la parte, diciamo, del ritorno a casa, dove ho cercato di mettere un po' più in evidenza quello che a me ha veramente lasciato a bocca aperta, che poi, tornando al discorso di prima, forse è proprio questo il vero legame che c'è tra Siena e la Sardegna, che è la volontà, la forza di volontà che avete nel coltivare e nel tramandare le vostre tradizioni. Io sono rimasto veramente, guarda, ho i brividi ora che lo racconto, sono rimasto veramente estasiato davanti a un DJ, un ragazzo di 20 anni che intervallava musica da discoteca a danze popolari sarde. Questa cosa a me mi ha veramente lasciato, mi ha lasciato qualcosa dentro, che ho detto forse ecco perché siamo così legati, perché forse loro con questa cultura di tradizione che hanno sono fra i pochi a poter capire quello che abbiamo noi a Siena in quelle 17 contrade. Sì, questo è il legame, diciamo, che c'è tra Siena e la Sardegna per quanto riguarda appunto il cavallo, che rimane comunque assoluto protagonista delle feste e della nostra tradizione e anche ovviamente di quella senese. Nel tuo racconto parli di un sogno, quello di diventare fantino da paglio. Come è vista questa professione nei vecchi libri? Ma allora, ti do... questa è una domanda trabocchetto. Cerco di darti la risposta forse più politicamente corretta, dai, no, scherzi a parte, come hai visto, un fantino a Siena quando vince è un eroe, quando perde è un coglione, fondamentalmente, nel senso che ecco, può diventare il rapporto con un fantino amore-odio, insomma. Io ho detto, ho fatto anche ho avuto la fortuna di fare il guardia fantino, e insomma ci sono anche il rapporto personale con alcuni, non è di facile gestione nel quotidiano, perché tanto, come sai, ormai il quotidiano per loro è qui in città, quindi non ci si limita a quei quattro giorni, no? Quindi ci si rivede durante l'anno e tutto, però ecco, diciamo la cosa secondo me che salta un po' più agli occhi, o che può saltare un po' più agli occhi di una persona che vede da fuori, secondo me è il rapporto che hanno i bambini con i fantini. Quello è veramente una cosa da forse dal libro delle favole, no? Perché io comunque vedo anche l'atteggiamento che hanno i miei figli con fantini che hanno corso nella mia contrada, o noi in casa siamo uomini dell'Oca, perché io ho un figlio di adolescente che è dell'Oca come me e una figlia piccola che è dell'Icchia come mia moglie. Quindi questi quattro giorni anche magari si ritrovano, mi chiamano, mia figliola, sai babbo, mi ha chiamato, mi ha salutato Tizio, per dirmi che magari il fantino che conosce me l'aveva salutata. Quindi i bambini le vedono come per ora, chiaramente come può vedere. Ora il parallelismo è brutto e probabilmente qualche senese mi massacra per questo, ma veramente come un bambino di Firenze può vedere un calciatore della Fiorentina, capito? Quindi siamo prendi chiaramente il paragone con le molle, perché sono il primo a dire che non è questo, però è, ecco, un bambino lo vede con gli occhi di un campione. Che poi, guarda, era fondamentalmente era un po' nella parte narrativa quella che ho iniziato a raccontare, quando appunto un'altra cosa ancora che sono rimasto un po'
pensavo io che i ragazzi che ho fotografato, quindi tutta una generazione di ventenni, avesse come mito quello di Aceto. Quando ho scoperto che invece qualcuno di loro mi disse: guarda, noi Aceto sì, è forse il fantino sardo più famoso, dice, ma noi siamo cresciuti con il mito di Cianchino, perché quando eravamo piccoli e vedevamo il palio, c'era Cianchino che correva. Quindi sono tutte cose che mi sono, cioè, questo progetto mi è servito a capire tutta una serie di cose che invece non avrei mai valutato, sinceramente. Poi, come vedi come potrai vedere nel volume, c'è anche una cosa curiosissima, che è quella appunto che poi è l'apertura e la chiusura del volume. Uno di loro, in ambito giornalistico questa si chiama proprio, scusate il francesismo, la botta di culo, uno di loro l'anno scorso ha corso la prova nel Bruco a 21 anni, come fece a 21 anni Andrea De Cortes la prima volta che si mise il giubbetto del Bruco. Quindi una cosa, sono cose curiose, no? Che una chiaramente no, sì, è una coincidenza, non poteva non essere raccontata, insomma, quindi alla fine le pedine sono andate tutte a posto, dai. Sì, da qui appunto la domanda, perché la Sardegna è legata a la Sardegna ittica, diciamo, legata a Siena, perché appunto dei fantini che si sono distinti maggiormente su tutti Aceto, poi venite Cianchino, in chiave moderna Massimino, quindi Massimo Cove, e in chiave moderna Giovanni Azzeni e Carlo Sanna, che sono partiti dalla Sardegna, perché come racconti tu nel libro, per raggiungere e seguire il loro sogno, cioè almeno quello di correre e vincere il palio, e ci sono riusciti. Questi sono fantini che sono nati in Sardegna, cresciuti in Sardegna, e poi hanno trovato la gloria in Piazza del Campo. Un po' quello che racconti tu nel libro. Allora sì, guarda, oltretutto come sai, insomma, diciamo la generazione di Aceto è stata la prima generazione di fantini sardi, no? Questa è anche un'altra cosa veramente curiosissima. Lui non è stato proprio il primo, ma comunque diciamo i primi anni 60, lui è esordito nel 63, nel 64, ecco, diciamo, forse il primo che fantino, a parte qualche meteoro, il primo fantino sardo è arrivato negli anni 60. Comunque i fantini hanno corso chi 3, chi 4, chi 10 pali. Erano tutti ragazzi che venivano dalle capannelle, perché anche questa è una cosa, un aneddoto che mi è stato raccontato appunto durante l'elaborazione del libro. C'era questo maresciallo dei carabinieri in Sardegna che faceva il giro dei vari paesi e prelevava i ragazzi, li portava a correre a Roma e a Milano, proprio per toglierli un po' dalla strada, perché comunque, come sai, in quel periodo c'è stato anche tutto un flusso migratorio dalla Sardegna verso il continente, no? Un po' più tardi, che forse ha un po' identificato la seconda fascia, diciamo, la seconda mandata di fantini sardi, che erano quelli invece che magari si trovavano qui in Toscana, per appunto erano migrati in Toscana per motivi anche di lavoro. Quindi ecco, si parte da Aceto, si arriva appunto, si passa da Cianchino e si arriva agli attuali Carlo Sanna e Giovanni Azzeni, insomma, ecco, e spero che proprio poi la generazione futura racconti anche magari di qualcuno di loro, che comunque detto, io li ho conosciuti già alcuni anni fa, quando hanno iniziato a montare, e le sto vedendo proprio crescere, insomma, in tutto e per tutto. Mi farebbe solo piacere vederli un domani con un soprannome, no? Perché poi alla fine tutto gira intorno al soprannome, cioè finché non hai un soprannome non sei un fantino a Siena, che come sai il soprannome ti viene dato, ti viene affibbiato tutto e per tutto, che ti piaccia oppure no, la sera prima dell'esordio in Piazza del Campo. Sì, quindi finché non hai il soprannome non sei un fantino. Sì, questo sogno, appunto, ricordiamo che sono anche i protagonisti
del libro Forza Aquarius ci sono Antonio Mura, Andrea Sano e Marco Bitti, che sono Giuliana, e Paolino Arro. Paolino Arro e Giovanni Puddu, che è di... Di Fonni, ho sbagliato. Sì, sono, che poi oltretutto, ecco, sono, perlomeno l'anno scorso, ognuno di loro era in una stalla differente, no? Perché, come sai, Antonio Mura era da Andrea Mari, Giovanni Puddu è da Giuseppe Zette, Andrea Sanna era da Antonio Siri, quindi... Poi chiaramente, come nel calcio, come nel migliore del calcio, del calcio mercato, sono un po' mescolate le cose, però insomma ora c'è anche questa situazione che non gioca a loro favore, perché comunque, ecco, insomma, qui si è fermato veramente tutto, come sai, e per loro che hanno bisogno, soprattutto in questo periodo, quando si inizia con le corse, quando si inizia con i paliotti, anche in provincia, allora hanno bisogno di farsi vedere. E ora purtroppo, insomma, tant'è che in questi giorni li ho sentiti al telefono, mi sono sembrati anche un po' demoralizzati per questo, perché giustamente quando segui un sogno e ti metti in gioco e lasci la casa per quello, insomma, quando entra un fattore esterno che poi fondamentalmente nessuno ci può fare niente, perché non dipende da nessuno, non è il massimo, però insomma ci sarà modo, spero, per loro di farsi vedere. Sì, e noi glielo auguriamo di cuore, poi io non posso che ti fare per i miei conterranei, tutti indistintamente. Gli auguriamo appunto che, innanzitutto, di continuare a non mollare anche in questo periodo storico che stiamo vivendo a livello mondiale. Se le cose poi miglioreranno, avranno sicuramente modo e tempo di farsi vedere, dimostrare il loro valore. In chiusura, l'ultima domanda, il messaggio che lancia a Forza Aquarius. Ma il messaggio, diciamo, che lancia due messaggi, nel senso che, diciamo, una cosa mia personale, che è quella appunto che riguarda un po' la mia professione e la mia persona, che è quello che per cui sto cercando un po' di mettermi in gioco, è proprio quello che il palio non è solo... non è solo la corsa, non sono solo i tre giri sul tufo, ma è un microcosmo, insomma, un microcosmo che va raccontato, cosa che finora non è stato fatto, perché non ce n'era bisogno, va raccontato, però va raccontato nel modo giusto. E poi, diciamo, c'è il lato un po' più romantico, il lato un po' più narrativo, che è quello appunto di cui abbiamo parlato finora, che comunque... come dicevo prima, no? Non ha certo, faccio un passo indietro, chi ha visto il progetto anche in ambito editoriale ci ha letto dietro anche una problematica legata magari all'aspetto sociale, economico attuale che sta passando magari la Sardegna, no? Con la disoccupazione e tutto. Non è assolutamente questo, è tutta una cosa molto più, vogliamo forse anche leggera, però mi piacerebbe dire forse anche un po' più romantica, no? Quindi tutto l'aspetto del giovane, del bambino che insegue il sogno. Sì. Immagino, come già ho fatto due nomi, vuoi ringraziare qualcuno per questo progetto? Sì, no, sicuramente. Eleonora Mainò, che ho detto, mi ha dato una grandissima mano sia nell'organizzazione, in alcuni contatti, nel titolo, perché il titolo viene da lei, e poi anche appunto Michele Ardu, perché mi ha dato un grosso supporto professionale, insomma, in tutto quello che è l'ambito fotografico, e appunto anche su alcuni aspetti culturali sardi, quello sì. Infatti noi li salutiamo, sia Eleonora che Michele, salutiamo anche Bitti, Mura, Puddu, Arru e Sanna, che sono i sognatori, diciamo, i protagonisti del libro. Marco, io saluto anche a te, mi ha fatto piacere conoscerti, da sardo ti posso solo, sardo appassionato di cavalli e di ippica, di tradizione, cultura e storia della Sardegna, non posso che ringraziarti per questo libro, che
è molto bello e lancia davvero un messaggio per il legame che c'è tra Siena e la Sardegna. Ti faccio un grosso in bocca al lupo per appunto Porta Paris. E se vuoi aggiungere qualcos'altro? Assolutamente no, un ringraziamento e spero di venirti a trovare presto. Sì, e io spero di venire nuovamente a Siena per continuare appunto a raccontare la tradizione e ciò che è il capo. Un saluto, Marco. Grazie mille. Ciao. Ciao. To these days.